Se c'è un personaggio entrato di prepotenza nella sfera dei miei idoli quando ero piccola, assieme a Indiana Jones, è indubbiamente MacGyver. Adoravo questa serie e quando tornavo da scuola la visione degli episodi era un must. Tralascio il fatto che all'epoca mi autoconvinsi di poter fuggire da qualunque luogo un ipotetico cattivone mi rinchiudesse utilizzando una graffetta, un laccio da scarpe e dell'alcol. Sì, tralasciamolo che è meglio. Protagonista Angus MacGyver è un agente della Fondazione Phoenix, che in 7 stagioni non ho mai ben capito cosa facesse, cappeggiata dal suo miglior amico, Pete Thornton, il quale affida al povero Cristo missioni impossibili ai limiti della follia, spedendolo in giro per il mondo. A disinnescare bombe, salvare foreste, distruggere signori della guerra, aiutare persone rapite, salvare gattini rimasti sugli alberi e a combattere la calvizie. Se a me dovessero mandare in missione, in un paese in colonia popolato da mercenari psicopatici armati fino ai denti, farei minimo come il colonnello Matrix in comando e mi porterei dietro un arsenale. Ma MacGyver no. Lui parte all'avventura armato solamente di un coltellino svizzero, tante graffette e il suo cervello. Nonché una dose di molo pazzesca, perché ovunque venisse imprigionato si trovava sempre circondato da tutto ciò che gli serviva per fuggire. Perché non sia mai che chiudi MacGyver in uno sgabuzzino vuoto. Non sia mai. Personaggio modello, il nostro protagonista odia le armi, il fumo, l'alcol e per una volta non era un Don Giovanni che si faceva una squinzia puntata, anche se l'elemento patatonza è sempre molto presente nella serie. Il nostro eroe nelle 7 stagioni che compongono la serie compie infiniti MacGyverismi ed atti eroici, quali fermare un missile che sta per essere lanciato con una graffetta, rimanendo calmissimo col timer che scorre anziché sudare come Ted Stryker nell'aereo più pazzo del mondo. Fermare un'invasione di formiche creando una diga dal nulla con paletta e secchiello. Evadere da una stanza creando una catapulta con le reti del materasso. Creare un aereo, sì, un aereo col bambù. Fare fugoni da nazi paesi con una bara che si trasforma in moto d'acqua. Disinnescare una bomba con un bicchiere di latte. Scassinare una cassaforte utilizzando la cornetta di un telefono e trovando, quando c'è, anche dei tesori nascosti. E non dimentichiamoci di quella volta in cui a MacGyver cadde un vaso in testa e si fece un trip allucinante dove finì alla corte di Re Artù. Una trama orizzontale non è propriamente presente come succedeva in molti telefilm dell'epoca, ma troviamo alcuni personaggi ricorrenti assieme a Pete Thornton, quali Jack Dalton, pilota di aerei e grande amico di MacGyver, ma pasticcione e bugiardo patologico che non manca mai di cacciare il protagonista in guai abbastanza grossi. C'è poi Murdock, il cattivone per eccellenza, al soldo di una non ben specificata agenzia criminale che gli commissiona azioni infami in giro per il mondo. L'uomo nutre un forte odio verso MacGyver, col quale si scontrerà moltissimo nel corso della serie e viene dato per morto una cosa come 7 volte. Nell'ordine, entrando in un edificio che poi crolla, ma sopravvive. Cercando di fuggire da un candelotto di dinamite che gli esplode in macchina, ma sopravvive. Cadendo da una rupe, ma sopravvive. Prendendo la scossa ad altissimo voltaggio, ma sopravvive. Lanciando una granata in uno sgabuzzino, sopravvive. Cadendo in una buca in una miniera e sopravvive ancora. Ed infine precipitando in un burrone che ha macchina e indovinate un po', sopravvive. Oh, i casi sono due: o il Ray Lander o l'uomo con la più grande dose di botta kill della Terra. Ricordiamo poi le uniche due guest star femminili che compaiono nel corso della serie: Nikki Carpenter, collega di MacGyver alla Phoenix Foundation, con la quale il protagonista ha un rapporto di odio-amore, e Penny Parker, una donna conosciuta durante una delle sue missioni che ogni tanto ripoppa fuori. Alla fine della serie scopriamo dove Steven Spielberg ha preso l'idea balenga in Indiana Jones 4, film che ovviamente non esiste, di far spuntare fuori un figlio all'improvviso al protagonista, indossando rigorosamente una giacchetta di pelle perché funziona così. L'idea l'ha presa per l'appunto da MacGyver. A concludere il telefilm troviamo infatti Sean, figlio del quale il protagonista ignorava l'esistenza, e per stare con lui, MacGyver rinuncerà a diventare presidente della Phoenix Foundation, partendo per un viaggio on the road con il figlio. Che poi, se a un certo punto per strada finisse la benzina, non c'è problema. Ci penserà papà a crearla con 2 foglie di betulle e un fiammifero. Vai tranzollo, Sean. Ok, le 7 serie me le sono guardate tutte. Tato? A dormire! È il momento di fare un MacGyverismo! Dammi una mano! Dovevi farti venire un'idea, non una pallina luminosa. Beh, però vedo che ti stai divertendo.